Il Lumezzane stecca la gara con il Vicenza e deve di fatto rinunciare al secondo posto, un secondo posto dal valore solo platonico perché non avrebbe comunque dato nessuna possibilità di promozione, ma che avrebbe conferito comunque ulteriore prestigio al club valgobbino, al suo primo anno nella C femminile. Ora c'è in ogni caso da conservare la terza piazza dall'attacco che il Venezia porterà nel match del 16 aprile dopo la sosta di Pasqua, una Venezia che ha tuttavia in classifica ancora 6 punti di ritardo. Per quell'occasione Nicoletta Mazza potrà però tornare ad avere il suo bomber Roberta Picchi, alla quale è stata ridotta da 4 a 3 turni la squalifica dopo l'espulsione rimediata a Bologna. E si sa quanto Picchi sia importante non solo per le sue doti realizzative, ma anche per la capacità di fare reparto da sola. La gara con il Vicenza ha visto un Lumezzane molto attivo nella prima parte, vicinissimo al vantaggio nel recupero, con il palo prima colpito da Dalešić su punizione e poi con la successiva conclusione di Paris finita a lato. Nella ripresa è la stessa Paris però a rimediare all'errore precedente. La giovane Appia, dopo una bella fuga, rimette in mezzo per la compagna di squadra che non fallisce il bersaglio. Il vantaggio, anziché dare le ali al rossoblù, stimola il Vicenza che pareggia dopo appena 2 minuti. Segna Basso che riprende la respinta del palo sul precedente tiro di una compagna. Ne passano altri 3 ed il Vicenza completa il ribaltone con Missiaggia che, scattata forse in posizione irregolare, batte Gritti in uscita. Malgrado una buona opportunità con Redolfi, il Lumezzane non riesce più a rimediare e deve incassare una sconfitta che fa male. La sosta pasquale adesso servirà per ricaricare le pile e prepararsi ad una finale di stagione che dovrà servire per valutare le forze in vista anche del prossimo campionato.